Buonasera amici di Genova Rock, siamo in compagnia di Marco Mori, rappresentante questa sera degli amici di Riserva Sonora che ci stanno accompagnando in questo viaggio del Trofeo Burgo. Marco, benvenuto, ti ringraziamo di essere qua insieme ai tuoi compagni d'avventura che erano forse intimiditi, no? Flavio, Adriana, no? Diciamo che non appaiono spesso, l'uomo immagine... Ahimè, sono io. E perché ahimè? Perché per Bacco, no, assolutamente. Noi tanto a nome del Bulldog di Genova Rock, noi ti ringraziamo, vi ringraziamo per quello che fate, per la musica, per tutto, però noi vorremmo sapere in quanto Genova Rock si basa, il Bulldog, un po' sulla musica, i progetti, un po' come il vostro punto di vista da esperti, da professionisti del settore. Allora, dunque, se vogliamo parlare della musica in generale, diciamo che siamo in un momento in cui la discografia deve capire cosa vuol fare, cosa vuol rifare da grande, e la musica invece è viva, molto viva, e le serate qua al Bulldog lo dimostrano. Esiste gente che suona, ragazzi che si organizzano e mettono su band, artisti che fanno artisti, musicisti che studiano, si preparano, autori e compositori che scrivono. Noi siamo lì perché sappiamo che questa gente continua a esistere. La discografia indipendente può essere la vera risposta a un momento di crisi della discografia major, cosiddetta, che vive ormai di talent show, diciamo chiaro. Sì, esatto. Cioè ci sono etichette che vivono bruciando artisti nel giro di 6 mesi, prendendoli dai talent show. Se dopo 6 mesi questi spariscono, chi se ne frega. Quanti ne sono spariti? Infatti a me hai detto delle cose che io condivido al 100%, l'ho dette più di una volta su quel palco, però credo che sia sempre più difficile, voi siete di Arquata, no? Di Genova, a trovare dei palcoscenici dove questa gente, che non siano i talk show, quelle cose dove a volte è anche facile proporre uno che è mezzo e mezzo e farlo diventare bravo perché hanno degli strumenti economici, perché poi si parla tutto di discorsi, ma senza, non è una polemica, però sono fatti, perché come dici te abbiamo sentito tanti cantanti, ma io posso dire tranquillamente che hanno fatto X Factor, Maria De Filippi o quant'altro, io lo dico serenamente, e poi nell'arco di uno schiocco di dita sono spariti. Invece artisti che si sono esibiti su palchi minori e nei molti locali, mi sono trovato a vivere quest'anno che hanno chiuso e non c'è più stata possibilità di far suonare artisti veri, veri che magari suonano da 20-25 anni. Diciamo che esistono artisti veri e non necessariamente passano dai talent show o dalla televisione, anche perché nei talent show si tende a creare il personaggio, non l'artista. Fino a quando uno regge il ruolo di personaggio va avanti, quando il ruolo di personaggio non funziona più finisce anche il ruolo dell'artista. Quelli che escono dai talent show e continuano a fare gli artisti è perché comunque hanno uno spessore che sarebbe emerso forse anche al di là dei talent show. Il talent show li ha aiutati sicuramente. Esattamente, li ha accompagnati, perché come insegni te la musica non è il bel trucco, la parrucca, colorarsi i capelli, il pizzo, il gossip, esatto, cioè la super figa a fianco, il super figo, cioè la musica è tutt'altro, la musica è un lavoro dietro dove ci sono gente, come Riserva Sonora, come tante altre etichette che si impegnano nel quotidiano ad insegnare la vera musica, a proporla la vera musica. Infatti Malaccio, vedete, un artista che stasera si esibirà, Stefanie Riondino, che io l'ho già sentita suonare, alla faccia dei talent show. Cioè. Allora, Stefanie Riondino è un'artista giovane, una ragazza di 19 anni, che abbiamo scoperto qua a Genova grazie a un concorso che si chiamava Liguria Selection. Io l'ho ascoltata, aveva già un singolo pronto che noi abbiamo commercializzato in digitale, scritto da Francesco Ciccotti, ex nostro direttore artistico, e ci è piaciuta subito, insomma. È una ragazza che ha 19 anni, quest'anno con lei abbiamo provato la carta aria a Sanremo, non è andata, ma pazienza. Caspita, 19 anni a tutti gli aria a Sanremo che vogliamo. Soprattutto sono esperienze che devono fare, perché
Stefania ha l'umiltà per poter andare avanti, e soprattutto in questo ambiente più sei umile e più sei bravo, più vai avanti. Il poco bravo e presuntuoso prima o poi smette. Anche perché dalle piccole sconfitte poi nascono delle grandi vittorie, per carità. Aria Sanremo, una cosa importante, ma non è detto che in un anno d'allenamento, magari c'erano le giuste motivazioni, migliori e faccia il grande salto, grande step. Cioè, voglio dire, la storia ne è piena, è giusto, 19 anni è veramente... Beata lei, mi sento di dire, a tutto dalla sua, e sicuramente col vostro supporto. Progetti futuri, abbiamo parlato un po' con l'amico Flavio, siamo un po' in fase di definizione. Sì, diciamo che sfruttando, anche se la parola è brutta, però fa capire il senso, la disponibilità del Bulldog e... un piacere anche per piacere nostro, ci sono tutta una serie di progetti che vogliamo portare avanti, che sono contest, che sono la possibilità di dare visibilità a quanti lo meritano, perché crediamo che veramente la musica debba vivere sui palchi, nei locali, e qua mi permetto anche di fare un appello agli altri locali, che il Bulldog possa servire anche ad altri locali, e soprattutto che ci sia la volontà da parte di tanti locali di proporre la musica originale, gente che scrive, che fatica, che suda nottate intere, perché poi si scrive, io sono anche autore e compositore scarso, però i pezzi si scrivono soprattutto di notte, perdendo delle ore di sonno, perché è il momento più tranquillo, il momento in cui la testa riesce a essere più libera. Entrano anche i sogni di notte, i sogni da sveglio, esatto, nelle canzoni. Se non li vivi in maniera, le canzoni si scrivono in maniera onirica, io ho sempre sostenuto, anche ad occhi aperti. E quindi un appello che faccio ai locali è: van bene le tribute band, van bene le cover band, va benissimo tutto, è comunque musica, però che ci sia uno spazio maggiore rispetto a queste persone che mettono un pochino di più della tecnica e mettono un po' più cuore e testa in quello che fanno musicalmente. Io ovviamente invito tutti i locali, Bulldog compreso. Adesso, caspita, adesso c'è freddo, hanno previsto meteo, neve, ma tra un po' arriverà l'estate, perché non allestire dei bei palchi col bel profumo della primavera, accompagnarlo con della buona musica, che può essere anche tribute, cover e quant'altro, ma quando si sente musica... Come riserva sonora noi collaboriamo già da 3 anni al Genova Contest Band, che è praticamente un concorso inserito all'interno di Palco sul Mare con la provincia di Genova. L'anno scorso vinsero le Misfit, che sono in produzione adesso con il singolo. Quest'anno hanno vinto gli Overroots, un altro gruppo, che andranno in produzione a breve. E da esperienze come il Genova Contest Band sono usciti artisti come Vincenzo Di Bella, che ha fatto X Factor 5, quindi abbiamo visto già a lungo a suo tempo, quando lo sceglievo. Prima dei vari Morgan e quant'altro, no, per carità, io ripeto, quando c'è della musica, io non è che la mia polemica di prima, è semplicemente che per loro è un filino più facile, visto stasera la difficoltà di fare dei suoni quando siamo ancora grezzi, perché ovviamente andare a Sanremo quando c'è il palco che gira, i suoni e tanti fonici e quant'altro, è un pochino più facile. Poi il talento deve uscire, secondo me, però è un'altra cosa che vorrei dire soprattutto a chi fa musica: siamo nell'era del digitale, con il digitale ormai tutti sono diventati fotografi, video operatori, registi, montatori, fonici, musicisti, DJ. È vero, tutti possono farlo, però una struttura, e qua porto l'acqua al mio mulino, ma lo faccio consapevolmente e professionalmente, avere una struttura come uno studio di registrazione, un'etichetta discografica con delle figure che comunque si dedicano ai lavori che passano da quello studio, è ben diverso da registrarsi un album chiuso in una cantina, in un garage o in una cameretta, e utilizzare un software digitale con cui si dice mi faccio il disco. No, non si fa il disco, si crea qualcosa di musicalmente magari anche valido, ma che
perde respiro nel momento in cui esce dalla porta di, quella, di quel pseudo studio. Ecco, diciamo che ognuno ha il proprio mestiere, la professionalità, ci deve essere sempre. Uno può essere bravo, ma deve essere accompagnato, e questo credo che Riserva Sonora lo stia facendo. E bocca al lupo, ci rivedremo presto, caro Marco, con Adriana e con Flavio. Tanto stasera ci accompagnerete in questa serata, ora mentre mio amico Giorgio. Questa è la nostra la vostra etichetta che ci ha accompagnato. Io sicuramente ci rincontreremo perché...